Bentornati a tutti, oggi ci cimenteremo nella realizzazione della focaccia e come al solito vi guiderò passo passo per realizzare questo prodotto appetitoso e gustoso. Abbiamo 300 g di farina 00, 300 g di farina tipo 1 che può essere sostituita anche con una semola rimacinata o integrale, 400 ml di acqua, 60 g di olio extravergine di oliva. In questo caso vi consiglio di utilizzare un olio di qualità perché ce ne sarà una quantità importante nell'impasto e nel forno sprigionerà tutti i suoi profumi e tutte le sue proprietà. 4 g di lievito di birra fresco, 2 g di quello secco se non avete a disposizione questo, l'ho messo su un cucchiaino per darvi più o meno la quantità precisa e infine 15 g di sale. Allora, come prima fase andremo ad inserire 300 ml di acqua, quindi ne lasciamo da parte 100 e andiamo a sciogliere il nostro lievito. Andiamo ad aggiungere i 300 g di farina 0 o 00. Togliamo tutti i grumi quando si sarà creata questa pastella. Chiuderemo con la nostra pellicola e lasceremo riposare questo nostro impastino per 3 ore. Allora, trascorse le nostre 3 ore, troveremo una situazione di questo tipo dove vedremo tutte queste bollicine in superficie e un piccolo solchetto centrale. Ciò indica che i lieviti hanno lavorato molto bene e dal momento in cui aggiungeremo gli altri ingredienti avranno delle capacità fermentative maggiori. Questo metodo lo si può utilizzare anche con una minor quantità di lievito di birra, ovviamente prolungato in più ore. Quindi possiamo arrivare anche a 16-18 ore a una temperatura controllata di 20 gradi circa. Adesso è arrivato il momento di immettere tutti gli altri ingredienti in questo preimpasto. Io mi trovo bene emulsionando l'olio nell'acqua restante, quindi in questo caso 100 ml. Quindi diamo una piccola mescolata. Poi prendiamo il nostro impasto e lo versiamo in una ciotola. Ancora qua. E adesso andremo a versare la nostra emulsione. E adesso versiamo i 3 etti di farina di tipo 1. È importante mescolarlo bene perché all'interno si creeranno un pochino di grumi e noi con molta pazienza andremo a scioglierli tutti. Aggiunta questa consistenza mettiamo il sale e continuiamo a mescolare. Quando notiamo che si sono sciolti tutti i grumi e abbiamo ottenuto una consistenza di questo tipo, lasciamo riposare per 20 minuti con una pellicola e lo riprendiamo tra 20 minuti. Trascorsi i nostri 20 minuti, togliamo la pellicola e spolveriamo leggermente il nostro piano con la farina e trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro. E poi faremo le nostre famose pieghe che vi ho insegnato nei precedenti video. In questo modo noi andiamo a dare struttura e forza al nostro impasto. Ok, fatte le nostre pieghe e raggiunta una consistenza liscia, la mettiamo nella nostra ciotolina, sempre pellicola, e adesso aspettiamo il suo raddoppio. Allora, siamo arrivati al nostro raddoppio, nel mio caso sono trascorse 2 ore, adesso spolveriamo il nostro piano di lavoro e capovolgiamo il nostro impasto.
Eccolo qua. Guardate che soffice e bello. Ora dovremmo tagliarlo. Più o meno io ci faccio due focacce con la ricetta che vi ho dato. Poi dipende sempre da voi se vi piace più sottile o leggermente più alta. Ecco qua. Abbiamo 550 grammi. Li mettiamo qua e adesso noi andremo a chiuderla. Non togliamo troppa aria all'interno e faremo le classiche pieghe come vi ho insegnato per il pane. Andiamo qua così, saldiamo bene da questa parte, saldiamo bene e in questo caso gli diamo solo un giro così e serriamo sotto. Ecco, è importante serrare sotto in modo tale che dopo non escano tutti i gas all'interno. Chiudiamo con pellicola e aspettiamo giusto mezz'ora, 40 minuti prima di stenderla nel nostro stampo. Trascorsi i nostri 40 minuti troveremo i panetti che hanno quasi raddoppiato il loro volume. Io intanto mi preparo questa emulsione con 20 g di olio e 20 g di acqua che metteremo sulla nostra focaccia. Spolverata di farina, prendiamo i nostri panetti con molta cura e possiamo passare alla stesura. Allora, sempre con le dita andiamo a fare dei piccoli buchi, piccole pressioni e poi ungiamo la nostra teglia. Trasferiamo con molta cura il nostro impasto nella teglia. Ecco. Adesso con cura allarghiamo la nostra focaccia e la teglietta, facendo attenzione a non far uscire troppa aria, e quando avremo occupato tutto lo spazio nella teglia continuiamo con i nostri buchi che faranno da personalizzazione alla nostra focaccia. Prendiamo la nostra emulsione, diamo un'altra mescolatina e lasciamo cadere sulla nostra focaccia. Sistemiamo con le mani. Più o meno andrà in cottura per 15 minuti. Io preferisco mettere nei primi 5 minuti forno statico a 250 gradi per poi scendere i successivi minuti a 220 gradi. Consiglio di attendere altri 10 minuti e poi inforniamo. Dimenticavo di mettere una spolverata di sale grosso. Io in questo caso userò il sale Maldon, che andrà a conferire ancora più croccantezza. Adesso finalmente possiamo andare in forno. Eccoci qua. Forno 250 gradi per i primi minuti e poi scenderò a 220. Attendiamo. Ci siamo, sono trascorsi 15 minuti. Il risultato è questo qua. La nostra focaccia è pronta. Io consiglio di lasciarla raffreddare qualche minuto su una griglietta, in modo tale che va a perdere tutta l'umidità creata. Sua maestà, la focaccia. Attendiamo ancora qualche minuto e poi la facciamo a nostro piacimento. Abbiamo aspettato un attimino che si raffreddasse, ma non completamente, perché per me la morte sua è con la mortadella. Quindi adesso noi andremo a tagliarla. Guardate che bella. È magnifica, sofficissima e gustosissima. Tagliamo a metà. Guardate com'è scioglievole. Tagliamo a metà. Eccola. E andiamo di mortadella. Abbondante, ovviamente. Io l'assaggio, eh.
Ragazzi, è veramente spaziale. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete. Adesso però aspetto le vostre creazioni, taggatemi nelle vostre storie su Instagram e buona focaccia a tutti. Io ho il loro altro morso.